È un approccio pratico, completamente pratico, quindi in genere quando si è all'università si lavora molto sulla teoria, quando poi si ritrova una persona a dover fare una presentazione aziendale, anche in un colloquio di lavoro, ecco che non si ha una gestione della voce, non si sa dove mettere le mani, non si sa gestire le proprie emozioni, come respirare, come comunicare, come entrare in uno stato di tranquillità e di sicurezza. La prima cosa che torna per tutti è gestire l'ansia. L'ansia da prestazione, la paura del giudizio, la paura di essere rifiutati. Un altro elemento è che in questa ansia non si perde il controllo della macchina. La voce non la controlli più, il corpo non lo controlli più, rischi di dare un effetto completamente diverso su quello che in realtà poi è la tua preparazione. E qua viene fuori il mio lavoro di trainer in programmazione neurolinguistica, il mio lavoro di regista, di attrice, di vocal coach, quindi metto al servizio del master tutta la mia esperienza ormai trentennale in questo ambito. Non hanno minimamente concezione di come funziona il loro corpo, di come funziona il loro respiro, non sanno gestire nulla di tutti questi aspetti perché poi in realtà non viene insegnato. Quindi, ripeto, è un lavoro individuale dove ognuno di loro ha la propria ricetta personale su cosa fare, attraverso un lavoro di consapevolezza, di modeling per cui vengono analizzati i grandi comunicatori, che a noi sembrano irraggiungibili, ma una volta che hai capito qual è la loro strategia, è facile applicarla. E abbiamo visto dei grandi risultati in molti studenti che hanno fatto il master e poi sono entrati nel mondo del lavoro con dei tappeti rossi perché avevano queste strategie che generalmente purtroppo non vengono insegnate nella formazione tradizionale. Il lavoro che facciamo è proprio incentrato su come avere una cassetta degli attrezzi per vincere l'ansia, essere a proprio agio in qualunque contesto, che sia un pubblico vasto o che sia soltanto una persona, che sia una persona che conosciamo o che non conosciamo, come entrare in sintonia con persone con cui abbiamo difficoltà ad andare d'accordo, gestire persone difficili, entrare in sintonia immediata con qualunque tipo di audience. Lavoriamo su tutti gli aspetti del presentatore, quindi voce, parola, gesto, stato d'animo. Lavoriamo su tutti i mezzi che ci servono, quindi come usare le slide, come essere efficace dal punto di vista visivo, dal punto di vista della comunicazione a 360 gradi. Quali parole utilizzare, come strutturare anche il proprio messaggio, che sia un virtual public speaking o che sia una comunicazione in presenza o che sia anche scritta, perché è impossibile non comunicare, comunichiamo sempre e saperlo fare bene fa la differenza, perché la qualità della nostra comunicazione rappresenta la qualità della nostra vita. Quante volte abbiamo chiaro cosa vogliamo dire, ma poi ci incasiniamo per ansia, perché ci blocchiamo e ripetiamo le stesse cose, la voce non la controlliamo, andiamo troppo veloci o abbiamo dei prolungamenti vocali. Cioè, quindi il corso sul public speaking, l'utilizzo della voce e anche dell'addizione per evitare che vengano fuori delle forti cadenze regionali e si cada addirittura in una sorta di ironia non voluta e mancanza di carisma. Quindi ecco i temi che trattiamo nel master, che sono estremamente pratici e utili.